Ciao ragazzi, questo è il primo video della serie Le 8 regole d'oro per imparare una lingua. Nel video di oggi in particolare parliamo di pronuncia, ovvero la pronuncia è fondamentale in qualunque lingua per riuscire a farci capire dalle persone con cui vogliamo comunicare. Parlare una lingua in generale significa saper comunicare in modo efficace con il nostro o i nostri interlocutori. Ecco perché secondo me la pronuncia è così fondamentale. È molto più semplice imparare a parlare una lingua bene, con una pronuncia corretta e con una intonazione corretta, se ci focalizziamo sull'aspetto della pronuncia fin dall'inizio. Quindi, se quando iniziamo a imparare una nuova lingua, già da lì diamo spazio alla pronuncia durante il nostro apprendimento. Questo perché si formano delle connessioni a livello neuronale che diventano poi difficili da cambiare se abbiamo interiorizzato una pronuncia sbagliata o non corretta in una lingua straniera. Ecco perché anche in termini di gestione del tempo è bene iniziare dall'inizio e non andare dopo a correggere la pronuncia. Ora, quello che io faccio sempre quando inizio a studiare una nuova lingua è andare a cercare una tabellina che mi spieghi come funziona la fonetica della lingua che sto studiando. Ad esempio, qualche anno fa sono andato a Bucarest, in Romania, per Capodanno. Volevo imparare qualche frase, qualche parola per riuscire a ordinare da mangiare al ristorante o a fare check-in in albergo. Quello che ho fatto è stato appunto imparare qualche frase, però dovevo capire come pronunciare queste frasi. Quindi mi sono cercato una tabellina, in questo caso la si trova su Wikipedia, e c'è un confronto molto dettagliato tra la fonetica della lingua romena e la fonetica della lingua italiana, e ho capito che la gran parte in realtà dei suoni, dei fonemi che ci sono in romeno esistono anche in italiano, ottimo, ce n'erano un paio che però erano diversi. Uno è la schwa, che in realtà però c'è in francese, che già parlo, quindi che più o meno conosco, e l'altro è il suono U, che ancora oggi faccio male, ma che c'è anche in russo, quindi anche qui un suono che già conoscevo. Quindi grazie a tutti i suoni della lingua italiana, più questi due suoni che ho preso dal francese e dal russo, sono riuscito a capire come dovevo pronunciare le parole. Quindi anche senza conoscere l'IPA, che è diciamo, l'alfabeto internazionale della fonetica. Io non conosco l'IPA a memoria, a parte qualche simbolo, ma l'importante è capire come pronunciare le singole parole, vocali o consonanti in una nuova lingua. Quindi confrontatelo con quella che è la vostra lingua madre e andate a vedere cosa vi manca e cosa già sapete fare. Di solito qualunque libro di testo all'inizio ha una piccola sezione dedicata alla fonetica, quindi potete partire da lì. Un sito molto utile in realtà per capire come si pronunciano, però attenzione perché se non lo sapete può essere che il vostro orecchio non sappia riconoscere i nuovi suoni, è forvo.com. Voi potete scrivere qualunque parola e vi dà la pronuncia di questa parola. È molto utile, ad esempio, in inglese, dove un sacco di parole finiscono magari allo stesso modo, ma si pronunciano in modo molto diverso. In francese mi ha aiutato moltissimo, ma anche in russo, in qualunque lingua. Potete addirittura scrivere una parola e chiedere a qualcuno di registrarvi come si pronuncia questa parola, quindi attivamente inserire una parola che vi interessa e il sito è completamente gratuito. Un altro consiglio molto utile è fare attenzione a come gli stranieri pronunciano le parole nella vostra lingua madre, quindi mettiamo che siete italiani come il sottoscritto, allora state attenti a come una persona spagnola pronuncia l'italiano, perché questo vi aiuta a capire come funziona la fonetica della lingua spagnola, perché molto probabilmente questa persona farà alcuni errori di pronuncia che
derivano dalla sua lingua madre, viene chiamata interferenza, no? C'è un'interferenza della lingua spagnola sulla lingua italiana, quando queste persone parlano la lingua italiana. Se noi stiamo studiando lo spagnolo, però questo è splendido per capire come funziona lo spagnolo, come produrre alcuni suoni che a noi a sentire lui parlare in italiano sembrano strani, probabilmente a questa persona sembra strano il modo in cui noi italiani parliamo lo spagnolo, per fare un esempio con due lingue abbastanza simili. De? E mi parrocchia, quando? A domani mattina. Un'altra tecnica splendida, che in realtà è una delle mie tecniche preferite, non solo per migliorare la pronuncia, ma anche in generale per imparare una lingua, è la tecnica dello shadowing. Ho fatto un video in cui ne parlo in dettaglio, magari dategli un occhio se volete andare più in dettaglio, però brevemente la tecnica dello shadowing consiste nell'ascoltare un audio qualunque nella lingua che state studiando e allo stesso tempo leggere la trascrizione, quindi leggere il testo e leggerlo ad alta voce, pronunciandolo, quindi ripetendo, no? Si chiama shadowing perché è come se voi foste un'ombra. E quindi una frazione di secondo dopo che la persona pronuncia le parole, voi le pronunciate ad alta voce. Poi ci sono diversi modi in cui si può fare shadowing. Se può interessarvi, scrivetemi nei commenti, magari faccio un altro video in cui spiego come usare la tecnica dello shadowing in modo diverso. La seconda regola d'oro per imparare qualsiasi lingua è il feedback, ed è proprio l'argomento del prossimo video. Ciao ragazzi!